Cari amici e care amiche di Angoli, ben ritrovati a tutti voi e grazie per essere davvero sempre puntualissimi all'appuntamento con me. E l'argomento di questa sera suscita davvero molta discussione. Calice sì oppure calice no, il vino potrebbe fare male alla salute, se ne dibatte moltissimo, ma quello che ci interessa naturalmente è chiedere conferma al nostro esperto. Ed è in collegamento con noi Marco Misaglia. Ciao Marco, ben arrivato di nuovo ad Angoli. Ben ritrovati, grazie. Allora, intanto davvero c'è molta discussione perché l'argomento inevitabilmente ha suscitato interesse. Si dibatte, partendo da una considerazione della dottoressa Viola, sul fatto che l'utilizzo, l'uso, il consumo di vino possa addirittura insomma far sì che il nostro cervello diventi più piccolo e quindi di fatto dovremmo diminuire o annullarne il consumo. Ma tu che ne pensi? Ma mi sembra francamente un'affermazione iperbolica, mi sembra davvero proprio, se vuole essere provocatori e lanciare il sasso nello stagno sicuramente riesce a cogliere nel segno. È chiaro che abbiamo pensato più di 236.000 studi clinici, studi scientifici seri, che invece dicono che il vino possa anche svolgere un ruolo diciamo protettivo, un ruolo insomma non certo legato alla difficoltà per quanto riguarda lo stato di salute. Di fatto addirittura se ne parla a livello europeo, laddove la proposta potrebbe essere, sulla scorta di una discussione e di forse qualcosa già accaduto in Irlanda, la proposta di paragonare addirittura il consumo del vino all'uso delle sigarette, quindi allertare come prodotto che nuoce gravemente alla salute. Anche questo lo trovi un eccesso? Allora, qui dobbiamo essere molto, molto severi e molto, molto legati a quelle che sono le evidenze scientifiche. È pur vero che nel vino, nelle bevande alcoliche, il problema è costituito dall'alcol. L'alcol è vero che è una sostanza a cui lo IARC di Lione ha riconosciuto anche degli effetti potenzialmente cancerogeni. Però, come sempre, bisogna essere attenti e anche rigorosi nell'affrontare il problema per avere appunto il metodo scientifico. Bisogna parlare innanzitutto di quella che è la gradazione alcolica e soprattutto di quella che è la quantità di alcol e quindi conseguenzialmente di bevande alcoliche che vengono introdotte giornalmente. Certo, ma allora tra scienza e buonsenso dove andiamo a posizionare l'ago della bilancia? Ci stavo arrivando. La scienza medica, dicevo, che propone le quantità di assunzione giornaliera accettabili di una determinata sostanza, come in generale di tante sostanze. Il livello, quindi, la quantità, diciamo, ammessa dalla scienza medica è di 2 calici, quindi di 2 bicchieri di vino nel sesso maschile al giorno e di 1 bicchiere nel sesso femminile. La differenza sta nel fatto che a livello epatico, dal punto di vista, diciamo, della differenza di genere, abbiamo che il sesso maschile ha più espresso l'enzima alcol idrogenasi rispetto al sesso femminile, quindi ha più facilità nel metabolizzare comunque le sostanze alcoliche. Chiaramente qui parliamo di possibilità di essere ammesso come, diciamo, come sostanza, non è che dobbiamo per forza introdurlo, quindi anche lì dobbiamo essere rigorosi, nel senso che se uno non beve vino non è che noi dobbiamo dire come medici ah lo devi bere perché ti fa bene. Le capacità antiossidanti che possiamo trovare nel vino, e ci sono alcune sostanze come l'idrossitirosolo che è presente anche nell'olio di oliva oppure il resveratrolo, le possiamo trovare banalmente nei frutti rossi, le possiamo trovare appunto nei mirtilli, le possiamo trovare in tutte quelle sostanze come per esempio nella buccia delle melanzane, molto ricche di colore, ricche appunto di antociani, ricche di tannini, i tannini che troviamo anche nel vino. Quindi la cosa che per essere davvero rigorosi è che il consumo
di vino non deve essere stigmatizzato, non deve essere visto come uno spauracchio. Il consumo di vino invece deve seguire quelle che sono le quantità giornaliere proposte dalla scienza medica, che, come ho detto, sono di 2 bicchieri nel sesso maschile e di 1 bicchiere nel sesso femminile. Ecco, Marco, però a proposito livello, del particolare che tu citi, ovvero la capacità epatica, c'è poi il paradosso francese, laddove si sostiene che in un paese dove si consumano molti cibi grassi per tradizione, sicuramente lo sai bene anche tu, in realtà le patologie cardiache non sono poi così esponenziali, proprio perché parrebbe che poi questi cibi vengano d'abitudine accompagnati al consumo di vino rosso. Allora, è una leggenda, ha un fondamento, che cosa, come commenti? Ci sono stati molti studi in passato riguardo il paradosso francese. Oggi è stato molto ridimensionato. La moderna scienza dell'alimentazione e ricerca in biochimica ha molto ridimensionato questo effetto. Per cui è vero, una volta diventava un po', mi ricordo anch'io quando cominciai a fare divulgazione scientifica ormai 30 anni fa, citavo spesso questo esempio del paradosso francese. Oggi come oggi si è visto che anche il beneficio per quanto riguarda il discorso delle patologie cardiovascolari, dell'introduzione di vino rosso, può essere messo in relazione, ma non è poi così importante come invece potrebbe essere importante per alzare le HDL, perché alla fine si parlava di questo discorso di alzare il colesterolo buono per esercitare un effetto protettivo sulle coronarie. Viene nettamente influenzato maggiormente dall'attività fisica, dal fatto di fare movimento di tipo aerobico, anche solamente mezz'ora di camminata a passo veloce nella giornata. Quindi è pur vero che c'era questa, è un po', appartiene un po' alla storia della medicina, alle acquisizioni del, diciamo, che andavano un po' a braccetto al buon senso che citavi tu prima. Le ricerche che sono state completate in questi ultimi decenni hanno mostrato che questo assunto non è poi così importante, non ha così questo peso che invece negli anni 90 si voleva attribuire a questo. Chiaro, certo, Marco, vorrei con te però fare un'osservazione anche su un altro aspetto che è davvero di grande attualità, perché sai bene che il consumo di alcol non riguarda soltanto gli adulti e quindi poi quel discorso magari legato al genere, ma si sta diffondendo moltissimo anche tra i più giovani, magari super alcolici e forse meno il vino, non lo so, sarai tu più informato in questa direzione. Però andandoci a calare in quella fascia temporale, in quell'età, allora la situazione può cambiare, le considerazioni sono diverse, dobbiamo demonizzare, se molto giovani, il consumo di vino o di alcol in generale. Che ci dici? Assolutamente d'accordo, ti ringrazio per questa tua osservazione. Qua invece bisogna essere davvero decisi e diretti. Il vino nei ragazzi, l'alcol, più che parlare di vino, parliamo di alcol, perché giustamente dicevi ci sono i superalcolici, ci sono le birre, perché taluni adoperano la birra come dissetanti, la bevono al posto dell'acqua, cosa che non è la stessa cosa, capite, bere una bevanda fermentata con la presenza di alcol al posto che bere acqua. Ecco, nelle giovani generazioni, nei ragazzi, direi sotto i 18 anni, assolutamente va sconsigliato il consumo comunque di alcol, il consumo di qualsiasi sostanza alcolica, proprio perché, ripeto, non è ancora completato lo sviluppo anche a livello metabolico, a livello quindi di questi enzimi, a livello del nostro fegato, e poi perché, come ho già detto, l'alcol davvero può essere di nocumento a livello sia del fegato che del pancreas e soprattutto anche del cervello. Capita non infrequente di trovare nel turno di pronto soccorso del sabato sera o del venerdì sera diversi ragazzi anche di 12-13 anni in coma etilico. Quindi il messaggio è: non dobbiamo demonizzare il vino in quanto tale. È paradossale che gli irlandesi vogliono fare la proposta di mettere sulle bottiglie di vino il fatto che, che faccia male, nuoca alla salute, e invece non dicano niente della birra che loro largamente consumano. Quindi il problema non è tanto nel vino rosso, nel bicchiere di vino rosso, che, come ho detto più volte, in linea anche con quelli che sono i dettami della frugalità e nello stile della dieta mediterranea, possiamo ammettere, non lo consigliamo, ma lo ammettiamo, quantità giornaliera ammessa, dicevo prima, ma è proprio il problema dell'alcol in generale. Quindi assolutamente le bevande alcoliche, maggiormente se hanno una gradazione alcolica moderata ed elevata, sono delle sostanze che fanno male e che sono delle sostanze che anche e soprattutto nelle giovani generazioni possono sì determinare dei
gravi danni a livello del nostro cervello, a livello degli organi interni, per cui del fegato piuttosto che del pancreas, ma anche determinare una dipendenza, perché certo, sono sostanze che determinano. Naturalmente sì, Marco, battuta conclusiva, 30 secondi e poi siamo in pubblicità. La dieta mediterranea, che conosciamo molto bene anche grazie comunque alle tue indicazioni, include di fatto un calice di vino, e se sì è una cosa comunque alla quale possiamo dar credito? 30 secondi e ci salutiamo, vai. Assolutamente sì, sono sempre più convinto della, non solo personalmente ma anche sulla scorta delle moderne acquisizioni, che la dieta mediterranea sia davvero un toccasana per la salute, e sono convinto che anche la modica quantità di vino rosso, di solito poi anche qualcuno dice amo il vino bianco, va benissimo, però in modica quantità di vino rosso presente nella nostra alimentazione mediterranea possa davvero non fare male. L'importante è bere il vino rosso a tavola, cercare di non berlo a stomaco vuoto, magari appunto accompagnandolo dei cibi semplici, dei cibi genuini che sono tipici proprio della nostra alimentazione italiana. Bene. E in generale mediterranea. Grazie, grazie come sempre a Marco Missaglia per i suoi preziosissimi consigli, buon lavoro e alla prossima. Grazie, grazie a Marco, a prestissimo. Alla prossima, grazie ancora. Grazie, grazie. C'è la pubblicità e poi continuiamo a stare insieme.